Bella a tutti ragazzi, come sempre vi faccio cacca e bentornati in questo nuovissimo video di GTA. Oggi andremo a parlare di altri dettagli e informazioni trapelate dal codice e dall'analisi dei video leakati. Questo video è la continuazione ragazzi del video che ho pubblicato 2 giorni fa, quindi nel caso vi interessasse andatevi a recuperare anche quello perché ci sono appunto delle cose che menziono qui di cui avevo già parlato nell'altro video. Ma prima di iniziare ci sarei molto felicissimo ad arrivare a 50 like per l'impegno, inoltre iscrivetevi per non perdervi nessuna news di GTA 6, seguitemi su tutti i social, il link lo trovate in descrizione. E niente, detto questo, direi che possiamo anche iniziare. Partiamo con dei dettagli che sono stati trovati analizzando ulteriormente i video leakati e il codice. Ovviamente, ragazzi, non posso mostrarvi nessun video, se no Rockstar mi butta giù il canale e mi banna dalla vita. Comunque, tornando ai dettagli, è stato trovato nel codice un riferimento al jetpack, come aveva anche già precedentemente detto il leaker Tom Henderson. Probabilmente, se siete più esperti di voi, lo conosceranno già. E inoltre, all'interno del Jack of Hearts Club sono stati trovati altri luoghi di parodie dei social media. Il Jack of Hearts Club dovrebbe essere Nightclub, a quanto ho capito, però non sono sicuro. Se magari lo sapete voi, scrivetelo qui nei commenti. Comunque, sono stati trovati altri loghi di parodie di social media, quali Snapchat e Instagram. Dettaglio molto carino, a mio parere, in quanto magari potremmo andare a utilizzarli e postare effettivamente qualcosa. Secondo me, ragazzi, sarebbe una feature molto figa che, come ho sempre detto, aggiunge realismo. Sono stati trovati anche vari tagli di capelli e a Jason, a quanto pare, crescerà la barba. Dettaglio molto figo che va a riprendere Red Dead Redemption 2 e dona comunque del realismo. Comunque, tutti questi elementi RPG che stanno aggiungendo su GTA 6 o che presumibilmente saranno su GTA 6, a me onestamente piacciono molto. Da questo capitolo in poi, sia i giocatori che gli NPC potranno tenere inoltre le armi verticalmente. Ci sono delle animazioni che fanno riferimento al cavalcare i cavalli, cosa che avrebbe senso visto quanto fatto con Red Dead e si potrebbero riutilizzare le stesse meccaniche. Inoltre, una clip fuori da un negozio mostra Lucia davanti a dei distributori di caramelle, a quanto pare si potranno comprare. Dettaglio comunque di minore importanza, ma fa notare la cura ai dettagli che ha Rockstar. Ci sono anche dei riferimenti a ascensori funzionanti e a delle presunte rampe da stunt per le mountain bike, e a quanto pare si potranno noleggiare anche delle bici tipo in specifici negozi, ad esempio tipo pensate alla missione quella di Michael e Jimmy dove prendevano insomma cioè prendevano le bici in prestito, mi pare. Comunque è un elemento di secondo piano, ma a mio parere è veramente molto figo anche questo. Tra le armi e gli attrezzi trapelati, che sono tantissimi, tra l'altro troviamo una pistola, un coltello, il fucile a pompa, granate, flashbang, Molotov, fumogeni, una fiocina che probabilmente si userà per pescare, altro dettaglio molto figo e interessante, 2 pistole mitragliatrici come abbiamo già in GTA 5, fucile d'assalto, fucile da caccia, anche qui come per la fiocina secondo me ci servirà per delle attività parecchio fighe tipo la caccia, non lo so, comunque staremo a vedere. Il fucile da cecchino, diversi tipi di mazze da golf probabilmente utili in varie situazioni di una partita di golf, tipo c'è quella più corta, più lunga, ora non sono un esperto di golf, ma magari vi metto qualche immagine qui a schermo. Mazza da baseball, stecca da biliardo e infine il piede di porco. Finito qui direte voi, beh, proprio no ragazzi, anzi arriva la parte più interessante secondo me. Infatti sono stati trovati vari equipaggiamenti come ad esempio la torcia, il binocolo, un jammer che dovrebbe essere un disturbatore di frequenza che potremmo usare o che magari la polizia potrà usare contro di noi, non so quale potrebbe essere l'utilizzo. Poi abbiamo il bypass per l'immobilizzatore elettronico delle auto per rubarle, un autodialer che sarebbe tipo un dispositivo che compone automaticamente i numeri di telefono, una chiavetta USB che non idea a cosa possa servire, se lo sapete scrivetelo nei commenti, un set per scassinare serrature, uno Slim Jim che è tipo uno strumento che a quanto ho capito serve sempre per rubare le auto e niente, questo era tutto quello che sono riuscito a trovare. Parlando di altro, a quanto pare potremmo soggiornare negli hotel e nei motel che saranno questi metterò un'immagine adesso qui a schermo per chi non lo sapesse, comunque sono tipo una cosa tipica americana. Un hotel sarà chiamato Kington e a quanto pare sembra che lì ci sia una festa con della musica alla quale potremmo andare. Inoltre ci sarà una zona paludosa dove potremo trovare anche degli alligatori, ci sono poi anche altri animali quali serpenti, i procioni, gli uccelli, le rane e le linci, che se non sbaglio abbiamo già su GTA 5. Sono anche stati trovati simboli di specie di piante e rifiuti tossici, che probabilmente le specie di piante per collezionarle, un po' come Red Dead, i rifiuti tossici, non ho idea ragazzi. Passiamo adesso invece ad altri veicoli che sono stati trovati nei codici, oltre a quelli che ho già menzionato nel video precedente, che andatevelo a vedere se ancora non l'avete fatto. Sono stati trovati la Ocelot Locust, una Buick Skylark che sembra questa in foto, una Chevrolet Caprice, sempre degli anni 90, una Chevrolet Malibu, una Honda Accord,
un Albany primo, che già abbiamo su GTA 5, che vedete in foto, una Shafter blindata, questo Ford Explorer, ovviamente le auto reali ragazzi non saranno uguali su GTA, ma la Rockstar tipo ci farà una parodia come ben sappiamo, una Toyota RAV4, il Pegassi Taurus che già abbiamo, questa Jeep CGA Scrambler, questo Ford F-150, questo van che abbiamo già su GTA 5, che dovrebbe essere questo, il camper, il Vapid Speedo, il mixer o la betoniera, come volete chiamarlo, uguale ragazzi, e un metro mover, molto figo a mio parere, secondo me tipo saremo in grado di prendere la metro e viaggiare in giro per la mappa, plausibile, un SUV della polizia tipo questo, la Sanchez con la livrea che avevamo già visto nel leak del video, quello col container, il Nagasaki Blazer, la Emperor e infine la Sabre Turbo. Queste erano tutte le auto che fino ad ora sono state trovate nei file. E ora arriviamo alla parte secondo me più interessante, infatti sono stati leakati una marea di posti della mappa, eventi random, incontri, easter egg. Non parlerò di tutti quanti perché sennò il video durerebbe 2 ore ragazzi, ma comunque ora andremo a vedere i più interessanti a mio parere. A quanto pare si potranno comprare oggetti da dei mercatini dell'usato, questa è una cosa tipo assurda, ti fa capire che cazzo di gioco sarà GTA 6, attenzione ai dettagli meticolosi da parte di Rockstar, e inoltre a quanto pare ci si potrà fare male da soli, che non so sinceramente a cosa potrebbe servire, fatemi sapere la vostra nei commenti che sono curioso, c'è un easter egg e se non volete saperlo ragazzi skippate i 20 secondi perché magari potrebbe essere spoiler per qualcuno. Comunque questo easter egg è un easter egg di una presunta voce in una tempesta e c'è anche un mistero di Bonnie e Clyde che sarebbe, non danno dettagli, c'è un mistero comunque di Bonnie e Clyde a riprova che comunque che il leak su questa cosa che era già uscito, non so da chi, però comunque l'avevo già sentito, era già uscito, comunque era una cosa vera, era giusto. A quanto pare poi ci sarà una gara di palestra, c'è un campo su un'isola, una UFO Animal House, si chiama così ma non ho capito bene che cazzo serva, sinceramente fatemi sapere la vostra. Ci sono dei campi da basket in cui potremmo giocare, cosa molto figa, un appartamento di una vittima di un cecchino, anche qui non ben specificato, e poi c'è un magazzino di robot del sesso, quindi non commento, non ho idea di che cazzo sia, e inoltre si potrà pescare. Infine è stata anche trovata una casa chiamata Big Cat Mansion, ovvero la mansione del grande gatto, anche qui non ho idea di cosa sia, magari tipo potrebbe essere un culto, non lo so, fatemi sapere la vostra. Passiamo adesso invece alle località della mappa con i nomi reali di GTA 6, non con la controparte nella realtà come vi ho fatto vedere nel video precedente, andatevelo a vedere se non ve lo siete persi. Comunque anche qui molto figo perché ti mette proprio i nomi che in teoria ci dovrebbero proprio spuntare su GTA 6. Comunque i nomi delle località trovate sono Ambrosia, dove ci sarà una fattoria, Bayside, Copperhead, Grass Rivers che dovrebbe essere la palude, Keys, che è un paesino stile quelli di San Andreas, tipo Cadilly Creek, mi sembra si chiamasse, non lo so. Comunque ci sarà un garage e un negozio di liquori. Poi Le Perle, o Le Perle, ma credo Le Perle in francese, dove c'è un banco dei pegni, che probabilmente è quello che abbiamo visto nei video trapelati in rete. Lake Okeechobee, non so come si pronunci, dove troviamo la prigione, un circuito e un motel. Poi abbiamo Port Gellhorn, che è pieno di roba, cioè è tipo, lo vedete qui a schermo, c'è un sacco di roba, l'immagine tanto comunque ce l'avete qui, quindi potete leggere anche voi. Tra le cose più interessanti troviamo un edificio abbandonato, un bingo, una stazione dei treni, un campo da calcio, uno strip mall, che sarebbe un insieme tipo di negozi attaccati, una specie di centro commerciale all'aperto, se lo vogliamo definire proprio in un modo, lo strip club che abbiamo già visto e un negozio di roba da pesca. Abbiamo poi Little Haiti, North Beach, Ocean Beach, che come avevo già detto nello scorso video è la zona dove c'era la stazione di polizia, Overtown, dove a quanto pare ci sarà una nostra base, Red Hill, South Beach, dove ci sarà Ocean Drive e il centro che ho mostrato nel precedente video, quindi tipo la zona residenziale da ricchi di Vice City, South Miami, Sundown, dove ci sarà una spiaggia, Vice Beach, la periferia di Vice City, tipo non il ghetto, però comunque la periferia, cosa molto carina, mi piace un sacco la periferia, infatti anche su GTA 5 Los Santos è la mia parte preferita della città sulle periferie, e infine Washington Beach. Abbiamo poi altri luoghi più generici, quali un motel abbandonato, molto figo, un osservatorio abbandonato, un avamposto di ricerca abbandonato, un'area industriale, una fontana della giovinezza, una casa delle vacanze, una comunità di senza tetto e altri luoghi che comunque vedete qui a schermo. Questi, soprattutto i primi tre, secondo me, sono veramente molto interessanti, non vedo l'ora di esplorarli nel caso ci fossero nel gioco.
Sì, ragazzi, è ufficiale, sono cose trovate nel codice, ma magari la Rockstar in fase di produzione potrebbe decidere di rimuoverli, speriamo di no. E niente, ragazzi, questo era tutto quello che sono riuscito a trovare, il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso invito a lasciare un like e un'iscrizione per supportare il canale, seguitemi su tutti i social, il link come sempre lo trovate in descrizione. E niente, da me era tutto, e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!